io mi guadagno da vivere insegnando archivistica. E quando dici che cosa insegni, tipo al bar la mattina, no? Archivistica, ti guardano con questa faccia qui. Ecco, la prima cosa che io vi vorrei trasmettere è che gli archivi ci interessano non per, soltanto per lo studio della storia, non solo per la memoria, ma in quanto cittadini. Gli archivi siamo noi. Abbiamo lavorato, giusto diceva, facciamo un esempio, sulla cartografia. La cartografia è una di quelle tipologie d'archivio che maggiormente attira, sia perché sono belli, a differenza degli altri, e sia perché la conoscenza del territorio nel quale stiamo è uno degli interessi e delle curiosità principali delle persone. Lo sappiamo, perdieron los republicanos, tuvieron ayuda internacional, sobre todo con las brigadas internacionales, los demás países, claro, en el año 36, según estaba la situación europea. Va bene, per cui tu davanti a questa cosa piatta che è una parete d'archivio, in realtà devi pensare a una profondità storica e i diversi contesti che stanno dietro questi strati temporali che stanno dentro gli archivi. Nella centro della città di Cattaro si trova l'archivio storico di Cattaro. Questo archivio conserva il materiale più vecchio, più antico, conservato nel tutto il Montenegro. Quindi io quando ho riordinato gli archivi mi sono sempre immaginato con una toga, con una parrucca che producevo quei documenti che stavo... Questo significa entrare in contatto con un archivio. Avere la capacità, l'immaginazione di pensare il passato per riportarlo nel presente.